Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Inizia così la nostra maratona elettorale per questo lunedì 10 giugno, per aggiornarvi ovviamente su tutti i dati di questa tornata elettorale amministrativa europea. Ovviamente iniziamo dall'Europa perché così sono stati scrutinati i seggi, si è iniziato ovviamente dal voto europeo, nel pomeriggio si andranno a scrutinare i voti per le amministrative, centinaia i comuni veneti che appunto vanno verso il rinnovo amministrativo. Do già il benvenuto a Marco Della Pietra, Fratelli d'Italia, sindaco di Spresiano. Buongiorno, buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno anche a un altro sindaco, Emanuele Crosato, sindaco di Cesalto, Forza Italia. E poi abbiamo diversi ospiti in collegamento. Mi dicono che ci sia già Nicola Palumbo, il nostro consulente, che ci aiuterà un po' a fare chiarezza. I dati sono davvero tanti. Anche Matteo Ribon, direttore della CNA del Veneto, la voce delle imprese. Buongiorno. Dovrebbe collegarsi a breve anche Riccardo Mortandello, un altro sindaco che tra l'altro correva per l'Europa con Siamo Europei, la lista appunto di Carlo Calenda di Azione, che è rimasta fuori dall'Europarlamento, non ha raggiunto la soglia di sbarramento fissata al 4%. Ma iniziamo dai dati, iniziamo dalle nostre tabelle curate in tempo reale da Francesco Ceron, e ringrazio ovviamente dalla regia Andrea Basso e Francesca Pezzo. Possiamo cominciare con le schede relative all'affluenza alle urne. Comincerei proprio da queste. Eccoci allora. Questa è l'affluenza registrata ieri sera alle ore 23. Italia 49,7%, per la prima volta nella storia delle elezioni europee e non solo, non si raggiunge il 50%, va un po' meglio in Veneto, 52,6%, 48,3% per il Friuli Venezia Giulia. Quindi questo è il primo dato ed è un dato che deve comunque far riflettere. L'affluenza. Possiamo cominciare a vedere invece gli scrutini veri e propri, i voti, le schede. Cominciamo dal dato italiano. Eccoci qua. Allora, Fratelli d'Italia 28,881%, Partito Democratico 24,02%, il Movimento 5 Stelle non raggiunge il 10%, 9,95%, Forza Italia 9,72%, talonata dalla Lega al 9,13%. Questo è il primo dato. A livello nazionale, Forza Italia, che per la prima volta si misurava alle urne senza il suo leader storico Silvio Berlusconi, riesce a superare la Lega salviniana. C'è il dato eclatante per certi versi che non era stato in qualche modo preannunciato dai sondaggi, se non in minima parte: Alleanza Verdi-Sinistra quasi al 7%, 6,63%, l'alleanza quindi tra Bonelli e Frattoianni. Non superano la soglia di sbarramento al 4% tutte le altre. Non supera la soglia di sbarramento Stati Uniti d'Europa, che tutti i sondaggi davano di fatto sopra il 4%, anche i primi exit poll, instant poll di ieri sera. Stati Uniti d'Europa, la formazione dei radicali, della Bonino con Renzi e tanti altri, si ferma al 3,74%, Azione di Carlo Calenda al 3,31%, Pace e Terra, Dignità, la formazione per intenderci di Michele Santoro al 2,19%, che non è un dato malvagio per una formazione che si è presentata da poco nell'agone elettorale. E poi c'è Libertà di Cateno De Luca all'1,24%, che va detto nelle circoscrizioni
A sud ha raggiunto invece picchi molto più alti, perché poi ovviamente c'è il tema elettorale. Andiamo avanti se possiamo. L'SVP allo 0,53% e poi tutte le altre, alternativa popolare di Bandecchi 0,39, poi appunto l'asse sovranista 0,14, 0,13 il partito animalista e il Rassemblement Valdotenna lo 0,06%. Questo a livello nazionale, la circoscrizione del Nord-Est, e qui ci caliamo sui territori. La circoscrizione del Nord-Est vede il partito meloniano Fratelli d'Italia al 31,9%, Partito Democratico 25,8%, 10,2% la Lega, Fratelli d'Italia al 7%, Alleanza Verdi Sinistra 6,7%, Movimento 5 Stelle 5,7%, Azione 3,8, Stati Uniti d'Europa siamo al 3,4 per l'SVP e Pace Terra Dignità 2,3. Poi ci sono anche le altre liste, possiamo scorrere. Ecco, e poi appunto 0,8 Libertà di Cateno De Luca e Alternativa Popolare 0,3%. Già qui avete visto un dato, ovvero quello che vi preannunciavo, la Lega che non si è fatta superare da Forza Italia, perlomeno nella circoscrizione nord-est. Vediamo il dato del Veneto, che a questo punto è fondamentale anche per le regionali del 2025-2026, quando saranno, perché di questo parliamo oggi. Il boom, l'exploit di Fratelli d'Italia, il 37,6%, che va un po' a cannibalizzare le altre forze di centrodestra. Il Partito Democratico al 18,9%, abbastanza tonico rispetto alle precedenti tornate elettorali, la Lega che tiene comunque al 13,2%, Forza Italia 8,6%, quindi non c'è il sorpasso auspicato dal numero uno del partito in Veneto, Flavio Tosi, che teoricamente ci raggiungerà alle 10 fra poco meno di due ore. 6,1 l'Alleanza Verdi Sinistra, capolista era Cristina Guarda, ma poi vedremo anche le preferenze, i singoli. Il Movimento 5 Stelle al 4,8% in Veneto, ci sarà con noi anche Sabrina Pignedoli alle 9:30, che è capolista a Nord-Est e che risulta al momento eletta, dico al momento perché i dati non sono definitivi. A Nord-Est Azione di Calenda avrebbe superato la soglia di sbarramento del 4% al 4,1%, niente da fare per Stati Uniti d'Europa 3,2%, Pace Terra Dignità 2%, Libertà Cateno De Luca 0,9%. Possiamo vedere gli altri. SVP 0,4%, 0,3% per Alternativa Popolare di Bandecchi. Questo il quadro. Un primo commento tecnico, un primo breve commento tecnico, Palumbo. Sì, un giorno a lei, un giorno a tutti ancora. Beh, è stata una tornata che ci dice tanto anche in termini di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e al voto europeo. È un'Italia spaccata in due sotto questo punto di vista, poiché abbiamo un Nord Italia nelle circoscrizioni occidentale, orientale e centro che supera il 50%, e le circoscrizioni invece che riguardano il sud e le isole che stanno ben sotto il 50, addirittura ben sotto il 40 nelle isole. Ovvio che le regioni vanno analizzate con attenzione, ci sono sicuramente aspetti di lontananza, di staccamento verso quella che è la partecipazione in sé e la fiducia forse nella classe politica, però non è solo questo.
ci sono dati che poi andremo eventualmente, non so se sarà lei ancora oggi ad analizzare le amministrative, che invece dicono che in alcune zone si è superato il 60% alle amministrative, quindi probabilmente l'istituzione europea in sé a non muovere così tanta partecipazione da parte dell'elettorato medio. Senza dubbio però una profonda analisi andrà fatta anche in seno ai vari partiti, perché il tema della rappresentatività è un tema assolutamente chiave, centrale, fondante di ogni democrazia, quindi stare sotto il 50% è un dato francamente brutto che si spera di non vedere più. Ecco. Poi, prego Palumbo. No, dica. No, volevo mostrarvi, proprio per allargare il giro, il nostro orizzonte, questa home page della BBC, che punta ovviamente sul caso francese, lo psicodramma di Macron. Possiamo vedere anche Franz Van Katter, Macron che ha... indetto nuove elezioni al 30 di giugno in Francia. Il Rassemblement National di Marine Le Pen è più o meno la stessa percentuale del partito meloniano di Fratelli d'Italia a livello nazionale. Anche questo è un dato, poi ce ne sono tanti altri, Palumbo. Sì, è un dato importante, è un dato che ci fa capire quanto probabilmente certe politiche orientate... Scusi, ma sento un ritorno in cuffia di qualcuno. Vada, stiamo risolvendo il problema, prego. Scusi. C'è un po' una presa di posizione da parte dell'elettorato europeo in maniera piuttosto diffusa circa alcune scelte di politica europea, appunto comunitaria. Penso alla svolta cosiddetta Green, che probabilmente non ha avuto quell'appeal che ci si attendeva, o come altre scelte probabilmente anche relative al conflitto russo-ucraino o altre circostanze di economia macro. È chiaro che sono dati di rottura rispetto a uno status quo che invece governava e governerà ancora l'Europa, perché se sì è vero che le forze di rottura, chiamiamole in questo modo, hanno ottenuto risultati importanti, le maggioranze in Parlamento europeo restano ampiamente a vantaggio di coloro che le avevano fino a ieri, quindi alla coalizione che fa capo a Ursula von der Leyen. Ecco perché questo è il tema, e fa bene a sottolinearlo Palumbo, la maggioranza Ursula per certi versi rimane intatta, o così sembra, però appunto non possiamo nascondere che c'è un'avanzata importante delle destre in tutta Europa, soprattutto nell'area mitteleuropea, l'AfD in Germania, che di fatto ha doppiato il Partito Socialista del cancelliere Scholz, l'FPO in Austria, il partito, per intenderci, quello che era il partito di Haider a fine anni 90, che arriva quasi al 30%. Però rimaniamo sul tema e sul dato nazionale. Questo boom di Fratelli d'Italia, che probabilmente in Veneto e a Nord-Est, ma in Veneto in particolare, va oltre le più rosee previsioni. La speranza, diciamo così, era quella di agguantare un rotondo 30%, ma siete andati ben oltre della pietra. Eh sì, sì, direi proprio di sì. Davvero raggiante. Vabbè, come fai a non essere raggiante? Ma si è raggianti non tanto per solo per il risultato, ma per come si è raggiunto il risultato, perché comunque siamo cresciuti sia a livello nazionale che a livello regionale, e credo che il merito più grande sia del nostro coordinatore Luca De Carlo, perché anche questa volta ha scelto i nomi giusti e abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Ma poi anche tutti noi, chiamiamoci lavoratori, no? che insomma ci siamo dati da fare e abbiamo portato a casa davvero un risultato eccezionale. Di fatto abbiamo più di 5 punti in più rispetto alle politiche, e nessuno si sarebbe mai aspettato
una crescita del genere. Non a caso, nella notte dalla sede di Mestre, ma poi si ricollegheranno con noi Speranzone e De Carlo, sono andati di fatto all'attacco, in particolare Speranzone. De Carlo da coordinatore magari un po' più così... Sornione. Equilibrato, sornione. Allora, siamo il primo partito in Veneto, la regione spetta a noi, ha detto Speranzone. Quindi guardando già al voto regionale del 2025 e inizio 2026, proprio tranchant. Beh, non mi pare una bestemmia a dirla tutta. Non vi sento appunto... più. Pronto? Sì, sì, prego, prego. No, appunto, non mi sembra una bestemmia. Credo che sia corretto quanto detto da Speranzone. È chiaro che Luca mantiene un equilibrio giustamente per il ruolo che ricopre, però insomma con dei dati di questo tipo credo che sia doveroso, ecco, chiedere la presidenza della regione, non fosse altro per il fatto che poi a nord non è che governiamo poi così tante regioni, no? Neanche una. Quindi insomma credo che anche in un'ottica di equilibrio con le altre forze politiche del centrodestra sia assolutamente corretto, ecco, quindi non ci vedo nulla di male, anzi. Chiedo alla regia, Andrea Basso, Francesca Pezzo, se possiamo rimostrare il dato del Veneto a tutto schermo, perché è importante il dato Veneto. Dato Veneto che ci dice appunto che non c'è stato il sorpasso di Forza Italia sulla Lega. Voi ci credevate? Sappiamo che la Lega nasce qua, quindi è tutto molto, molto più difficile, soprattutto in provincia di Treviso, però insomma, a livello nazionale c'è stato il sorpasso. Dopo il giugno scorso la morte di Berlusconi ci davano per finiti, per sconfitti, invece grazie alla trazione moderata, grazie a Tajani e a Tosi in Veneto siamo riusciti a mantenere e anzi a crescere praticamente in ogni regione. Stavo guardando anche le differenze tra il 2019, una differenza in positivo sensibile per Forza Italia, quindi anche per noi questa elezione è positiva. Adesso pancia a terra per le regionali. Pancia a terra per le regionali, ma a questo punto la presidenza aspetta a Fratelli d'Italia? Se ne facciamo una questione aritmetica. Beh, sarà un ragionamento che faranno a livello romano come sempre, quindi non credo si baseranno solo sui numeri delle elezioni europee, ma credo ci sarà un ragionamento. Mi pare, stavo cercando anche il dato del Piemonte, dove praticamente Forza Italia dovrebbe aver riconfermato il governatore, quindi insomma i rapporti, diciamo, sono poi decisi da Roma, ahimè. Quindi Forza Italia un governatore ce l'ha già. Sì, sì, no, ma infatti non, sì, credo di aver fatto un discorso onesto, ecco, di non aver offeso nessuno, ecco. E tra l'altro mi aggiorna Ilaria Marchiori da Venezia che nel corso di questa diretta avrà l'autore della prima dichiarazione forte di giornata, o meglio di nottata, Raffaele Speranzone. Quindi chiederemo al diretto interessato insomma, di questo cambio, di questo messaggio molto, molto, molto diretto. Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto, è stato spesso mio ospite in questi ultimi mesi di campagna elettorale, era candidato con Siamo Europei, la lista animata da Carlo Calenda. E Mortandello, non ce l'avete fatta, non ce l'avete fatta voi, non ce l'ha fatta nemmeno la vostra lista concorrente, ma comunque abbastanza vicina in termini di sostanza, Stati Uniti d'Europa. È un problema. Non sente Riccardo Mortandello, quindi adesso proviamo a ripristinare il collegamento. È un tema anche questo però, Crosato, il fatto che ci sia tutta un'area di liberali, moderati, vicini anche a Forza Italia, nel senso che hanno molte più cose in comune con voi che con altri, che non è di fatto rappresentata. Sì, ma penso sia proprio l'elettore che ha dato questo segnale, cioè vuol dire che chi è un moderato, chi è di quell'area lì,
deve ritrovarsi nei valori e deve ritrovarsi all'interno di Forza Italia. L'ha fatto noi moderati e l'ha capito forse prima di altri, e quindi non c'è spazio se non all'interno di Forza Italia per essere rappresentati e magari anche eletti all'interno di un gruppo forte che poi è una rappresentanza diretta del PPE, che attualmente è il governo anche in Europa. E senta, Palumbo, da un punto di vista, ecco, vedo di nuovo Mortandello, sì, mi sente Mortandello? Adesso mi sente. E dicevo, è una bella batosta questa per Azione, ma anche per Stati Uniti d'Europa, per tutto quel mondo che in qualche modo si dichiara liberale, europeista. Anche se Azione tutto sommato non è andata male a nord-est, questo va detto, prima l'ho sottolineato, però. Sì, è un dato che fa riflettere, fa capire che certi protagonismi in politica dovrebbero venire dopo l'esigenza di raccogliere consenso. Io però vedo nella negatività di non aver raggiunto la soglia per eleggere, vedo anche una positività di una necessità di un centro riformista, dove ovviamente io parlo in quanto liberal socialista, quindi sarei la stampella un po' più a sinistra, che deve farsi spazio tra diciamo alcuni partiti in particolar modo che spostano il baricentro a destra per creare quel nucleo che può essere anche un collegamento tra centrodestra e centrosinistra legato al riformismo. Tiene bene il Partito Democratico a livello nazionale, ovviamente nel nord-est vediamo un exploit di Fratelli d'Italia, che è un exploit di Giorgia Meloni. Io sono stato fino a tardissima notte ai seggi e tutti scrivevano Giorgia, oppure con la Lega scrivevano Vannacci. Questo per dire che, con tutto il buon rispetto delle strutture regionali, quella nel nord-est è una vittoria di Giorgia Meloni, ma abbiamo ben visto il consenso, come nelle europee quando Renzi prese il 41%, come si sposta in maniera repentina. Ora la partita per quanto riguarda la regione è a destra nel capire chi sarà il candidato. Ovviamente noi, come area centrista, come area riformista, come area liberal socialista, dovremo fare grandi riflessioni per capire che tante volte i protagonismi devono passare in secondo piano rispetto alle esigenze di radicamento nel territorio. Ecco, vi posso dare questo dato, poi lo vedrete in grafica, sono tutti i dati in corso di aggiornamento. Meloni Giorgia, detta Giorgia, in Veneto ha totalizzato finora 227.469 preferenze, non sono poche, siamo praticamente alla quasi totalità dei seggi scrutinati. E seguono Elena Donazzan, assessore regionale all'istruzione, alla formazione, che sta raggiungendo le 60.000 preferenze, lo sfidante storico della Donazzan, Berlato, 37.800, poi Daniele Polato, 29.000, Luca Spavanetto, siamo quasi a 13.000, Valeria Mantovan, sindaca di Porto Viro, quasi 12.000. Questo cosa significa della Pietra? Che Donazzan è sicuramente dentro. Voglio dire, io, dopo, per l'amore di Dio, verissimo che è un successo di Giorgia Meloni, ma non mi pare che i voti di chi segue Giorgia Meloni siano così bassi. Ecco, Vannacci ha preso il 70.000 voti, mi pare, in Veneto. Sì, lo possiamo vedere, la anche questo ha preso 60.000, per cui ecco, lo trovo un po' così forse riduttivo, ecco, dire. È chiaro che noi abbiamo una leader forte, una leader che è scesa in campo proprio per portare questo risultato. C'è chi invece quei leader ha perso e chi non li ha nemmeno candidati, quindi questi dopo sono scelte, per cui bene così. Meloni ha portato un po' via voti ai suoi, cioè è stato un valore aggiunto sicuramente, però in termini di rappresentanza territoriale. Ma non sono valori portati, non sono voti portati via assolutamente, è un valore aggiunto, ci mancherebbe altro. Giorgia è anche una prova di coraggio, no? Non è solo una prova di forza. E di fatto, ragazzi, abbiamo quasi il 29% a livello nazionale, con un 37,6 in Veneto. Siamo la prima regione d'Italia come percentuale.
su Fratelli d'Italia, per cui ecco, non è... Rimanendo in ambito centrodestra, vi mostro anche Forza Italia. Tajani e Tosi di fatto sono lì 30.641 al momento per Tajani, 30.205 per Flavio Tosi. Questo sempre in Veneto, è il portale del ministero. Crosato, che performance è questa di Flavio Tosi secondo lei? Buona, a me interessa molto di più il dato di Cristina Andreetta, cioè significa che la provincia di Treviso è trainante a livello regionale per Forza Italia, questo è un dato. Anche se guarderemo le comunali, vi do un altro dato, su 54 comuni che avevano il simbolo di Forza Italia all'interno del Veneto, la metà era praticamente in provincia di Treviso, quindi una forte trazione, diciamo, di tutta il Veneto, una forte trazione in provincia di Treviso. Quindi lei legge comunque un dato positivo? Molto positivo. Vediamo se riesco a mostrare il dato di Treviso, visto che parla di Treviso. Allora, Treviso per le europee, siamo al 36,75% per Fratelli d'Italia, Partito Democratico 17,87%, Lega Salvini Premier 16,86%, Forza Italia 8,07%. Matteo Ribona, direttore della CNA del Veneto, quanto... Buongiorno. Hanno contato i temi dell'impresa in questa campagna elettorale? Beh, sicuramente hanno contato ancora poco rispetto a quello che ci aspettiamo, nel senso che la discussione si è polarizzata su altri temi e auspichiamo, insomma, che nelle prossime settimane, nelle ridefinizioni che arriveranno nelle prossime settimane, ritornino un po' al centro anche delle partite. Ci siamo sicuramente svegliati con dei dati che presentano delle novità importanti, e anche per quello che dovrà essere il nuovo assetto a livello europeo. Tenete conto che rispetto al resto d'Europa l'Italia è l'unico Stato dove c'è una riconferma di consenso importante nel confronto del governo, della coalizione di governo, cosa che invece è andata, per non dire in frantumi, ma comunque in seria difficoltà in buona parte degli altri Stati europei, in particolare in Francia, in Germania, che sono stati e sono al momento i due riferimenti anche di perno di quella che è la compagine europea attuale. E quindi Ribona, mi faccia capire, per lei questo voto, questa conferma del governo è un segnale di stabilità, e la stabilità di solito viene apprezzata dalle imprese o no? Guardi, in realtà per quanto riguarda la possibilità di interlocuzione che abbiamo sia nel territorio che a livello nazionale, non cambia di molto, perché comunque già al momento rispetto alle politiche l'interlocuzione è stabile, e da questo punto di vista dobbiamo continuare a rafforzarla. È evidente però che da qua ai prossimi, e questo l'hanno detto gli altri interlocutori, da qua ai prossimi 2 anni, se vogliamo vederla come possibile data di elezione, o comunque 1 anno e mezzo, la discussione rispetto al nostro territorio si farà più accesa. In regione abbiamo visto dati importanti di spostamento, e questo sarà sicuramente oggetto, speriamo, di una campagna elettorale che non durerà quasi 2 anni, ma comunque di una discussione e un riassetto che nei prossimi mesi si farà sempre più forte. E senta Ribona, qual è il tema prioritario per l'impresa? La nuova Europa di che cosa dovrà occuparsi in via prioritaria? Il tema più grande è quello relativo al riposizionamento della politica industriale in un contesto europeo. Noi su questo ne abbiamo parlato più volte anche con molti dei candidati, cioè dobbiamo capire cosa facciamo del territorio europeo rispetto alla competitività internazionale, e su questo probabilmente non potremo ragionare solamente come Italia, dobbiamo ragionare in un contesto più ampio. In questo entra anche tutta la questione
relativa al Green Deal. Però credo che un'attenzione particolare vada data, vista la situazione internazionale, a un ruolo dell'Europa dal punto di vista della difesa o comunque dal punto di vista di una compattezza nei confronti delle questioni internazionali e anche nelle tensioni internazionali come quelle in Russia e Ucraina oppure nel Medio Oriente. Se non verrà fatto questo, probabilmente verrà ulteriormente ridimensionato il ruolo europeo. Non credo che i singoli stati possano affrontare le tensioni internazionali, le problematiche strutturali singolarmente, ma debbano trovare una formula importante a livello europeo. Nel voto queste indicazioni probabilmente ci sono, nel senso ci sono anche c'è una necessità di disegnare un'Europa con alcune variazioni rispetto a quella che è stata condotta negli ultimi anni. E Nicola Palumbo, prima faceva riferimento anche lei al tema del Green Deal, delle case green. Ecco, per esempio, il tema delle case green, quanto ha pesato? Per dirle, stando ai messaggi che ci arrivano in redazione, alle telefonate che riceviamo anche da parte dei nostri telespettatori, è un tema molto sentito e che preoccupa per certi versi. Ma allora, guardi, secondo me il tema non è tanto sull'ambiente in sé, cioè sul far qualcosa che possa essere utile e bello per l'ecologia internazionale, quanto per l'imposizione che arriva, cioè il percepito è quello di dire mi stai obbligando a cambiare casa, a cambiare macchina, a fare cose che io non volevo fare, che mi tocca fare in relazione a una direttiva europea di cui non sentivo la necessità. Ecco, questo forse è il grande tema, no? L'aver comunicato male, l'aver comunicato in modo non puntuale, attento, queste trasformazioni che invece avvengono e io non esprimo un parere in questo caso, però se si prende una direzione ed è una direzione di trasformazione, è bene comunicarla con attenzione cittadino per non incappare in queste situazioni che invece creano l'effetto opposto. Mi imponi qualche cosa, io ti mando a casa. Ecco, questo secondo me è la valutazione più a caldo che mi viene da fare. Ovvio che poi ce ne sono tantissime altre che vanno ad impattare sull'economia, su quanto questo Green Deal in realtà possa produrre o non realizzare risultati positivi per l'ambiente, quanto le scadenze che sono state imposte sono veramente realizzabili, raggiungibili o quanto non lo siano. Cioè ci sono tantissimi aspetti da porre in attenzione. È chiaro, il primo impatto è proprio palese, c'è un fuggi-fuggi, c'è un voto contro proprio queste prese di posizione che impongono senza dialogo. Ecco, in questo senso però stride molto l'astensionismo, cioè se voglio contare di più dovrei in teoria cercare di essere più partecipe. È chiaro che non è semplice, è chiaro che negli ultimi anni il trend ci mostra un ampio calo della partecipazione dei cittadini rispetto alle tematiche pubbliche, però è tanto vero che l'Unione Europea conta sempre di più nella nostra vita ed esserci con dei rappresentanti che davvero possano portare la nostra voce, le nostre istanze, forse è l'unico sistema per poter avere poi risposte chiare a quelle che sono le nostre necessità. Ecco. Allora sì, chiarissimo. Mi dicono dalla regia, mi dice Francesco Ceron, che dovrebbe essere pronto, o se non lo è adesso, lo sarà a breve, un primo grafico con gli eletti. Ovviamente non è un grafico definitivo, però potrebbe essere molto interessante, quindi chiedo a Andrea Basso e Francesca Pezzo, non appena c'è questo grafico, non appena ci sono queste grafiche, di metterle in onda. È Francesco Ceron che sta di fatto analizzando i vari numeri che stanno, eccolo qua, grazie Francesco Ceron. Allora, candidati eletti,
Mi dice Francesco di dire che è stata fatta una stima di quanti seggi potrebbero essere assegnate alle liste nella circoscrizione nord-est e poi sono state considerate le preferenze maggiori. È ovviamente un dato non ufficiale, incompleto e suscettibile di modifiche. Questa, diciamo così, la premessa che devo farvi. Allora, Sergio Berlato, nord-est, circoscrizione nord-est, quindi il dato è relativo all'intera circoscrizione. Sergio Berlato, che è appunto Fratelli d'Italia, 45.000. 54.000 Stefano Cavedaga, Cavedagna, Alessandro Ciriani, 42.000, Elena Donazzan, 62.000, Daniele Polato, 30.000. Teoricamente Della Pietra questi dovrebbero essere appunto tutti eletti e con degli scossoni non... Sì, insomma, non da sottovalutare in consiglio regionale, perché Donazzane è assessore e Polato è consigliere. Assolutamente sì. Io credo che forse potrebbe scattare anche qualcun altro, comunque, vista le percentuali. Allora, candidati eletti, poi Anna Maria Cisint della Lega, anche lei sarà nostra ospite probabilmente verso le 10:30, Roberto Vannacci, quindi la Cisint che ha superato quota 40.000, Roberto Vannacci 138.310 preferenze a nord-est, Flavio Tosi 33.591, Stefano Bonaccini 375.000, Elisabetta Gualmini 55.000. Ancora. Alessandro Zanna del Partito Democratico 90.000, Alessandra Moretti 80.000 e appunto Domenico Lucano 42.000, quasi 41.698. Questi al momento i candidati eletti. Sono dati provvisori. Insomma, è un bel numero per Fratelli d'Italia. Se sì, così fosse. Io sono convinto che comunque si possa anche avere qualcuno in più. Adesso vediamo un attimo, dopo sapete bene che certo. Anche tra resti e via dicendo, bisogna arrivare proprio alla... Aspettare un attimo. Anche perché ecco, calcolate, però... sempre Francesco Ceromi dice, da questi computi sono stati esclusi Giorgia Meloni, chiaro, Tajani, quindi... No, però... Però voglio dire, su 5 sicuri, 3 sono veneti, quindi mi pare anche un buon risultato ecco, a livello di circoscrizione. Vuol dire anche che perché diciamo Veneto che l'unico rappresentante veneto di Fratelli d'Italia uscente era Berlato. Sì, sì, sì. E adesso a Berlato si uniscono sicuramente Donazzan e anche Polato. Quindi. Forza Italia non aveva rappresentanti, no. Quindi forse ecco. Buon risultato. Quindi è un buon risultato. E quindi si aprono anche ragionamenti su cosa farà Tosi, insomma. Glielo chiederemo. Dopo glielo chiederemo. E lei come valuta questo dato, Mortandello? Questi primi eletti? Mortandello è caduto ancora, ha problemi di connessione. Ecco, questi candidati che lei vede, Ribon, sono candidati amici dell'impresa? Mi perdoni questo... Non voglio tirarla per la giacchetta, però diciamo, lei prima no, mi diceva guardi, abbiamo fatto diversi confronti elettorali. Mi auguro di sì, nel senso che alcuni li conosciamo sia per l'esperienza europea sia per l'esperienza regionale. E quindi ci conoscono, abbiamo avuto diverse interlocuzioni, quindi voglio esprimere una valutazione positiva su diversi candidati con i quali abbiamo avuto interlocuzione anche in questi anni perché rappresentano il territorio. Ci sono delle figure nuove, alcune che vanno oltre alla visibilità, al contesto territoriale del Veneto e del Nord-Est, probabilmente su alcune figure sarà difficile costruire un'interlocuzione diretta al territorio, collegata al territorio molto forte, però questo è sempre alla prova del 9. Al momento c'è una squadra comunque buona, dico in maniera trasversale perché ci sono sia all'interno della compagine di maggioranza che quella di opposizione, con cui ci auguriamo ci sia la possibilità di fare squadra per il nord-est. Questo è l'auspicio, a prescindere poi di posizionamenti
che prenderanno all'interno dell'assetto del Parlamento, quando saranno lì è molto probabile e riteniamo sia importante avere un'attenzione specifica per l'Italia, in particolar modo nel nostro territorio, altrimenti la distinzione si annacqua in quel contesto ed è molto più importante mantenere un legame col territorio. Allora vedo comparso, lo saluto e lo ringrazio, Alessandro Manera, candidato all'Europarlamento per la Lega. Insomma, vice sindaco, le chiedo un primo commento. La Lega non viene superata da Forza Italia. Questo vi fa tirare un sospiro di sollievo? Sì, beh, intanto... Allora, personalmente volevo ringraziare tutti per il grande lavoro, adesso capiremo, io non ho ancora capito onestamente perché è stata una nottata molto lunga e i dati sono arrivati in maniera anche un po' lenta, quanti ne faremo a nord-est, perché io non ho ancora capito onestamente con i resti, queste cose qui, quindi non lo so, non l'ho ancora capito, quindi vedremo. E perché mi sembra che due partiti non hanno preso il quorum, quindi non ho capito se... Scusate, ma se sono andato alle 4:30 ho fatto difficoltà a rimanere aggiornato sui dati. Sì, sì, superiamo Forza Italia. Il risultato secondo me non è positivo, non possiamo dircelo. Cioè, adesso possiamo fare tutte le alchimie del mondo, ma il risultato secondo me non è positivo. Dobbiamo riflettere sul fatto che il risultato non sia così positivo. Personalmente... il mio risultato è ottimo perché essere arrivato davanti a 3-4 europarlamentari è un risultato ottimo in un mese di lavoro, però come Lega dobbiamo riflettere come mai abbiamo queste differenze rispetto agli alleati di Fratelli Italia, dobbiamo anche dircelo perché altrimenti ci racconteremo una cosa che è diversa dalla realtà. Allora, vediamole queste preferenze dal sito Eligendo, anche qui sono appunto provvisorie, anche se mancano pochi seggi da scrutinare. Allora, Roberto Vannacci ha 138.000 passa preferenze, ma prima vedevamo anche il dato predisposto dal nostro Francesco Ceron. Anna Maria Cisinta 40.000, e qui ci siamo, ve l'abbiamo mostrato. Paolo Borchia, europarlamentare uscente, è a 22.000-23.000. Alessandro Manera quasi 17.000, quindi il suo è un buon riscontro Manera, però vorrei mostrare a tutti il dato di Treviso. Lei a Treviso salva l'onore non solo suo ma anche, diciamo così, della Lega Vecchio Stampo, perché vediamo qua al momento 821 sezioni su 826, Alessandro Manera è in testa di poco, di pochissimo, rispetto a Roberto Vannacci. Quindi Alessandro Manera 13.950 preferenze a Treviso, non è poco, Roberto Vannacci 13.827, uno dei pochi dati in controtendenza nel partito. A lei tra l'altro non stava simpaticissimo Vannacci, non sta. Ma no, ma attenzione, magari lo vedo una birra, me la bevo pure, era una questione politica, non sono mai questioni personali, lui non ha detto niente a me, io non ho detto niente a lui, non condivido certe prese di posizione e continuo a non condividere, non è che aver preso così tanti voti ti dà la verità in tasca, però non è sicuramente una questione personale, sono contento del mio dato a Treviso, faccio anche il vice sindaco, quindi mi sarebbe dispiaciuto il contrario, non ho capito a Treviso quanto ha preso la Meloni, ecco, questo sono curioso perché ancora non lo so, però anche questo è un dato... Glielo mostro subito a Treviso, 37.585 preferenze. Però... diciamo sono davanti alla Donazza anche se sono regionale, quindi ecco. Quindi lei dice, lei si accontenta, trova il modo di... Attenzione, diciamocelo francamente, è la prima volta che io faccio lezioni di queste dimensioni, cioè qui stiamo parlando che era un collegio da 11 milioni di abitanti, cioè praticamente tre nazioni, cioè farlo in un mese, cioè è un dato incredibile, quindi personalmente, però se torniamo sulla Lega c'è qualcosa da vedere, è inutile, a me anche il dato del PD... stupisce, cioè, non stupisce, ma mi fa pensare, ecco, mettiamola così, perché c'è un dato politico là dietro, se non lo leggiamo vuol dire che stiamo facendo un altro mestiere o un altro tipo di analisi, cioè dobbiamo leggerla questa cosa. Cioè dobbiamo leggere che la nostra proposta politica deve essere un po' tarata, deve essere tarata su quello che sono le esigenze nuove probabilmente anche dei veneti, perché è un dato fatto, cioè
Quindi lei dice che questa operazione è riuscita più al Partito Democratico che alla Lega? Beh, sicuramente a livello nazionale ho visto quasi il 25%, praticamente il PD al 25% dall'opposizione senza proporre praticamente niente, perché io quando sento parlare alla slide, magari è un difetto mio, non ci capisco nulla. Quindi avere quel dato lì vuol dire che comunque, e io sono convinto che l'elettorato ha sempre ragione, perché ha sempre ragione, ha premiato un certo tipo di posizioni magari molto più soft rispetto alle nostre, perché è un dato incontrovertibile quello. Nicola Palumbo, da tecnico, lei come vede questo dato della Lega nel Trevigiano? Perché insomma sappiamo che la marca trevigiana era a questo punto la culla del leghismo. Ma allora, guardi, c'è un evidente tema di messaggio politico, secondo me. Negli ultimi anni la Lega ha cambiato in maniera importante il proprio messaggio, passando da una dimensione locale, ricordiamo i primissimi anni, ma anche fino a pochi anni fa, prima al nord, l'importanza data al territorio, il Veneto, le sue istanze, e poi invece nei tempi più recenti un'estensione alla nazione tutta, per cui si è iniziato a fare campagna in Puglia, in campagna in Sicilia, eccetera eccetera. È chiaro che in questo senso il Veneto si sente un pochino perso, e quando ovviamente incontra un amministratore che peraltro ritengo capace, in gamba come Manera, lo premia, perché è un amministratore che sa fare. Quando però deve dare la fiducia a un partito, tra l'originale e una copia sceglie Fratelli d'Italia, che è un partito nato su un'identità nazionale forte, non certamente su una dimensione prettamente locale, e quindi va da quella parte lì. Io quindi, penso che ecco, lei ha detto una cosa abbastanza forte, Palumbo. La Lega vi ha copiato della pietra? No. È la vostra brutta copia? Ma no. Insomma, io credo che ci siano dei cicli anche nella politica, credo che sia evidente, e quindi qui non si tratta né di copiare né di andare dietro l'uno all'altro, è così. Io faccio i complimenti assolutamente a Manera, che è un amico, anche ha fatto davvero un gran risultato. Io sono onesto, il fatto che non ci fosse nemmeno un candidato di Fratelli d'Italia della provincia di Treviso, io ho sentito diverse persone che votano Fratelli d'Italia che hanno detto: beh, noi votiamo comunque Manera perché è trevigiano, quindi anche l'identità provinciale secondo me ha portato a questo gran risultato, ecco. Quindi davvero complimenti, Alessandro. Allora, vado da Mortandello perché ci sono problemi di connessione, e va e viene. Questo Vannacci che insomma si porta a casa tante preferenze anche a nord-est, lei come lo legge, Mortandello? Ma dico che è un voto assolutamente privo di consistenza da un punto di vista, cioè Vannacci cosa andrà a fare in Europa? Questo è il grande dilemma. Come una gran parte di elettorato ha votato Giorgia ben sapendo che lei non andrà in Europa, l'altra parte ha votato Vannacci, ma come si accusa qualcuno di non aver detto cosa si vuole fare in Europa, sfido a trovare un elettore che mi dica cosa farà Giorgia e cosa faranno Vannacci, cosa farà Vannacci in Europa, perché Vannacci è un oggetto sconosciuto. La Meloni non ci andrà, quindi capiremo in base anche alle convenienze di corrente di partito chi andrà al posto suo a livello italiano. Il grande tema è che l'elettorato non ha approfondito i temi per cui questi elettori vanno in Europa, non tutti questi candidati vanno in Europa, ma è stato un voto molto di pancia da un punto di vista, diciamo, rispetto a queste preferenze. Voglio fare un appunto su Forza Italia. Forza Italia è un po' un'opa di quelli che dalla Lega sono usciti, che non va a ricoprire un'area libera al centrista, ma va a ricoprire una sorta di fotocopia Lega, che soprattutto nel Veneto si giocherà un posizionamento strategico per le prossime regionali, sapendo che la destra, il centrodestra è intelligente e non si spaccherà. Quindi lei dice, Mortandello, la Lega è una copia, una brutta copia di Fratelli d'Italia, e Forza Italia a sua volta è una copia della Lega delle origini, perché ha preso dei... No, vedo che Mortandello ci sono dei problemi evidenti, è mattina, è stata una notte complessa un po' per tutti. Allora,
diceva Palumbo, ecco, io prima l'ho interrotta quando ha detto appunto che tra la brutta copia e l'originale si sceglie l'originale. Beh, e quindi no, l'elettorato ha scelto Fratelli d'Italia rispetto alla Lega. Beh sì, cioè io lo penso, se prima la Lega era vista come il partito che andava a rispondere alle istanze di territori precisi, singoli, ricordiamo, dicevo prima, il nord, ma ancora prima ancora erano più accesi i toni, si parlava addirittura di Roma ladrona, di indipendenza, eccetera. Sono passati gli anni, è cambiato il mondo, si è tolta la parola nord dal partito e questo secondo me ha fatto perdere quel legame, quella territorialità. Quando si trovano amministratori capaci in gamba si dà fiducia ancora, ma nel complesso il partito sembra veramente privo di identità in questo momento. Fosse una squadra di calcio, si chiamerebbe il mister e probabilmente si procederebbe a un esonero, perché è un trend che da tante tornate mostra la Lega in grande crisi in Veneto. La Lega in Veneto alle europee scorse ha preso il 50%, il 49-88 alle europee di 5 anni fa. 5 anni fa in politica sono tanti, ma passare dal 50 al 18 mi pare, 3, no, non mi ricordo più, scusi, è un dato, ecco, il 13 significa, voglio dire, passare dal giorno alla notte. Un'analisi in questo senso deve essere fatta. Ma allora, Manera, questo cosa significa? Salvini poi nella notte ha ribadito, ha detto io non sono contento del risultato, comunque la Lega porta a casa a livello nazionale 8 euro parlamentari, teoricamente, quindi dice l'alleanza di centrodestra tiene, poi insomma ha riconfermato che a fine anno ci sarà il congresso del Carroccio. A questo punto scatta il rendezvous, lo mandate a casa? Sì, no? Sì, a parte può chiedere, sì, chiedo per un amico, gli 8 dove scattano, perché sarei anche curioso di saperlo, perché era 6 sera, sono 8, già è diverso, no? Però beh, ma sicuramente dobbiamo rivedere qualcosa, cioè non possiamo pensare, ma chi non lo dice secondo me sbaglia per l'amore del partito che io ho, cioè non. E dico anche una cosa, però io l'ho detto, io ho fatto una campagna elettorale, adesso non voglio auto perché non mi piace farlo, intanto ringrazio tutti quelli che mi hanno incessato per la parte amministrativa, però io faccio sempre politica, non sono un tecnico. Io volevo dire che attenzione, perché le europee non erano un preludio alle regionali, come le politiche non erano un preludio alle comunali. Cioè, non è così, scusate. Quindi lei non trarrebbe conclusioni affrettate? No, assolutamente. Perché guardate, cioè, ma lo dico sinceramente, qui chi ha vinto forte è Vannacci, perché, e io, guardate, io non, incredibilmente, anche contro i miei pronostici, non pensavo mai che tanti trevigiani potessero votare uno che a Treviso non c'è neanche mai venuto. Cioè, lo dico sinceramente, io... Ma senta una cosa, le faccio una domanda molto specifica. Se non ci fosse stato Vannacci a questo punto a Nord-Est, la Lega cosa... ma non lo sappiamo, lo sappiamo perché non hai il contraltario. Ti posso dire, di quelli che hanno votato noi alle comunali, io ti potrei dire che almeno qualche migliaia di persone mi hanno detto guarda, ti voterei, ma a me sapere che sei nel partito dove c'è Vannacci non ti voto. E come facciamo a avere le controaltare? Cioè, me l'hanno detto i cittadini, cioè adesso non è che io, ripeto, non ho niente contro di lui e probabilmente in altre aree ha pagato molto, però io l'ho avuto questa idea. Peraltro, forse anche valutando quello che ha detto Vannacci, che forse in una maniera più negativa, perché io non è che lo conosco, però è stato un dato di fatto, quindi non hai mai il controaltare di cosa sarebbe successo. È chiaro che in tema nazionale sicuramente ha alzato le preferenze, questo è inutile, ma in tema Veneto io non sono così sicuro di questo dato, attenzione, non facciamo tutto, cioè, Palumbo, ma Vannacci, insomma, che sta studiando i dati, i numeri, è stato un valore aggiunto o no per la Lega? Cioè, senza Vannacci la Lega avrebbe fatto peggio? Io andrei a chiedermi di chi ha preso il posto, probabilmente, perché se lei guarda, tutti i principali partiti hanno candidato il leader nazionale, quasi tutti, perché volevano utilizzare l'immagine del leader per portare in alto anche il partito. L'unico partito di vertice che non l'ha fatto mi pare sia proprio la Lega. Dovrebbe andare a chiedersi perché invece del proprio leader nazionale sono andati a pescare un generale che aveva scritto un libro e l'hanno messo lì. E vorrei sapere anche la base della Lega
come ha visto uno arrivato un anno fa passare davanti a tutti rispetto a chi magari come Manera, come tanti altri, da tanti anni in prima linea, sia come amministratore sia nelle varie tornate elettorali. Per me questo è un altro errore, con grande rispetto ovviamente per le scelte, però io penso che serva rispetto anche per chi dopo tanti anni ci ha messo la faccia, l'impegno e la passione, e lo ha fatto in virtù di un percorso chiaro. A me è sembrato un Salvini tira poco, candida Bannacci come frontman in tutta Italia. In Veneto ci stanno un po' storcendo il naso, lo mettiamo non in primo nome ma lo mettiamo un po' sotto e capiamo un po' come gira. I dati sono ottimi nazionali per il generale Bannacci, per cui che vada a fare ovviamente gli interessi dell'Italia, del suo partito in Europa, però io penso che ci sia tanta gente che da tanti anni porta acqua in casa Lega e che non è rimasta contentissima, questo è il mio sentore almeno. E senta, Ribon, lei come lo valuta Bannacci? Bannacci sarà in grado di rappresentare le esigenze delle imprese? Guardi, non abbiamo avuto modo di interloquire, quindi è un grandissimo punto di domanda. Sicuramente una figura che così dal punto di vista curriculare, dal punto di vista delle posizioni che ha espresso, sembra più interessato ad altri temi piuttosto che ai temi dell'impresa. Però da questo punto di vista qui mi riservo di valutarlo poi nel merito rispetto all'attività che farà il Parlamento europeo. Quello che posso evidenziare come sottolineatura e che diciamo che è emerso anche nei commenti che mi hanno preceduto, che c'è un distacco dal territorio. E quello che aveva caratterizzato in maniera forte anche negli anni passati, insomma, alcuni momenti, è quello del legame forte con il territorio. Noi auspichiamo che si riprenda questo tipo d'approccio, lo auspichiamo sicuramente nella prima forza dal punto di vista, perché comunque questo lo sta svolgendo un po' alla volta, parlo di Fratelli d'Italia perché è una forza che si sta iniziando a radicare sempre più nel territorio, ma lo auspichiamo anche, come dicevamo prima, anche l'intervento del vice sindaco della Lega, che è sempre stato un partito molto forte nel territorio, ancorato al territorio, quindi le europee hanno segnato altri temi ed altro approccio. Credo che sia opportuno ritornare invece a una relazione vera in vista poi del voto regionale, di quello che ci sarà, insomma una relazione vera col territorio da parte di tutti, perché questo è quello che in realtà sta nel cuore del Veneto. In questo momento un Veneto dove non c'è un legame di rappresentanza forte del territorio sceglie anche le figure più rappresentative o più identitarie nel contesto, nella compagine nazionale. Ecco, quindi insomma, chiedo un attimo a Riccardo Mortandello, forse mi sente, dopo riproviamo, mi sente Mortandello? Forte e chiaro. Ecco, adesso ci sentiamo. Senta Mortandello, i partiti produttivisti, diciamo così, dovevano essere Stati Uniti d'Europa, ma anche Azione. Calenda più volte si è rivolto al mondo dell'impresa, Calenda che alle scorse europee era candidato a Nord-Est, il vessillo, diciamo così, di Calenda era il pacchetto Industria 4.0, eppure sono temi che non hanno fatto breccia, nemmeno questi. No, non sono temi che hanno fatto breccia perché, ripeto, rispetto a un voto legato a dei contenuti, anche in questa tornata elettorale, il fatto che i leader si siano messi, tranne che nella Lega, in primo piano, ha fatto presagire che queste elezioni europee, più che sui contenuti, erano di fatto una resa di conti a livello nazionale, specialmente per quanto riguarda il centrodestra e anche particolarmente con un approccio molto particolare nel Veneto, piuttosto che qualcosa legato ai contenuti. Ora sarà interessante vedere, perché quella maggioranza europea che si voleva abbattere soprattutto a destra, legata a Ursula von der Leyen, in realtà manterrà il presidio in Europa e non avremo la possibilità, ad esempio dal mio punto di vista, di rivedere alcune leggi come il Green Deal, che appunto l'imprenditoria capirà nel breve termine che saranno penalizzanti se portate avanti come lo sono state negli ultimi anni. Ovviamente la nostra parte politica individuava
in Mario Draghi, una persona autorevole per prendere in mano un po' le sorti della transazione verde, di tutte alcune politiche europee che andassero anche a vantaggio e accompagnassero le imprese nell'evoluzione. Questo non avverrà perché fondamentalmente gli equilibri in Europa non sono grosso modo cambiati. A livello nazionale vediamo lo spostamento dell'elettorato verso Fratelli d'Italia, ma sappiamo benissimo che quell'elettorato nelle ultime 4 elezioni europee si è spostato dal Movimento 5 Stelle al Partito Democratico di Renzi, alla Lega, adesso è il turno di Fratelli d'Italia e capiremo fra 5 anni cosa succederà. Diciamo che lei ha evocato Mortandello, Mario Draghi, no? Era una delle ipotesi sul tavolo e Mario Draghi, diciamo così, sarebbe il nome di Emmanuel Macron fondamentalmente per la presidenza del Consiglio europeo. Ma visto quello che è successo in Francia, ormai traballa o no questa ipotesi, Crosato? Beh sì, assolutamente. Macron forse non ha... Non ha più il peso politico, anzi guardiamo più magari a altri partiti, tipo quello di Fratelli d'Italia, e vedere se entra o no, che è il grande quesito da domani, se entra nel PPE. E quindi l'azione che può avere l'Italia all'interno del PPE, quindi all'interno della maggioranza europea. Quindi ipotesi Draghi era solo un'ipotesi? Abbandonata? Direi di sì, però attenzione, io aspetterei prima di fare slanci in avanti, ecco. Certo è che comunque Macron sì, è piuttosto chiaro, ecco, ciò che è successo. Devo dire che è stato anche onesto comunque a sciogliere, no, la nel tempo proprio di un amen. No, ma di fatto cioè, apprezzo, ecco, non è il mio ideale, ecco, di politico, però apprezzo il gesto, quindi è stato... Che è tipico, diciamo così, di un ordinamento dove il premier è forte. Certo, assolutamente sì, è quello che volevo, no? Certo. Vabbè, però qui si apre un altro discorso che poi magari adesso... No, io comunque il discorso che non ci sia proprio questo filo che unisca europee e regionali non sono proprio convinto, e mi spiace, ecco, che non si facciano discorsi chiari, perché diciamocelo pure, la Lega, io non parlo degli altri partiti, però il risultato è evidente, io credo che la Lega in regione questo valga, eh. È chiaro che c'è un Luca Zaia che sposta molto, tant'è che ieri sera sentivo un esponente della Lega dire attenzione perché alle prossime regionali ci sarà la lista Zaia, no? E quindi ecco, io credo che il dato del partito sia piuttosto eloquente, che poi ci siano delle persone di riferimento, delle personalità che possano così attirare ed avere il consenso, questo è indubbio, però questo vale. Mi faccia capire una cosa, se ci fosse stato Zaia in lista? Avrebbero preso di più sicuramente. Alessandro, sì. Manera, col senno di poi vai a capirlo. Guarda, cioè, però Alessandro, perdonami, guarda il dato di Treviso, e lo sai, cioè è evidente, Fratelli in coalizione con voi ha preso il 12%, perché la lista, sia la Lega, vabbè, la Lega ha fatto qualcosina in più, ma comunque più o meno quello che ha preso anche ieri, la lista Conte chiaramente ha avuto un exploit, di fatto noi adesso abbiamo preso il 26%. Quindi parte dei voti che sono andati a Mario Conte e alla lista Conte, che chiaramente è amato e sono amati, di fatto sono andati a Fratelli d'Italia. Cioè la figura caratteristica in Lega adesso è quella che porta... attenzione, non sto dicendo che sia una macchietta, sto dicendo il bravo amministratore, la persona amata perché ha portato risultati. Cioè, caspita, esattamente quello che sto dicendo io. Esattamente quello che sto dicendo io. L'europeo con le regioni non c'entra niente, perché se il candidato, le liste che si fanno per le regionali hanno persone valide, prendono voti esattamente come successo il comune di Treviso. Perché altrimenti confondiamo dati diversi. Sì, è vero la lista Conte, ma c'ero anch'io nella lista Conte.
cioè non è che ero dall'altra parte, cosa dire? Ma e chi ha detto il contrario? Però io no, ti dico sì, che se, no, ma se non c'è Mario Conte la prossima volta, la lista Conte, capisci cosa voglio Giorgia, dire? Se non, c'è Giorgia Meloni, se non c'è Giorgia Meloni là quando è vero, ma non è proprio vero. Cioè non è vero, perché se li vedi i risultati non è proprio, sì, proprio così. Allora, perché non avete messo, perché non avete messo Salvini allora? Io ti ho detto che il vostro partito è in crisi. Se tu mi dici che il dato del partito aumenta perché c'è Zaia, vuol dire che i voti li prende Zaia. Scusa, però adesso. Allora, se io al netto di Fratelli Italia tolgo la Meloni, dava bene, secondo te? Cosa? Cioè, la Meloni, secondo te, ma scusami, ma allora, cioè, a me sembra veramente riduttivo comunque. Ma perché non avete candidato Salvini? Chiedo, visto che voi e Lashline non avete candidato al leader, no, perdonami, l'avete sempre fatto. In regione candidate, volete fare una lista Zaia con Zaia non candidato? Cioè, capisci che è la stessa cosa o no? Allora, forse sono mica no. Sì, te si tigano. Non credo allora. Mia, Sato. Non credo mia. Allora, la Meloni va bene, non va bene a tirar voti, Zaia va bene a tirar voti. No, che se qualcosa che non quadra, però va bene. Avete fatto un. Vediamo cosa succede, cosa ti dica. Manera. Allora, io non sto dicendo che le persone non attirino voti, i voti arrivano così, cioè. Allora, però non bisogna fare un'analisi, perché altrimenti qua i cittadini sono tutti stupidi. È chiaro che le persone fanno la differenza, esattamente per quello sto dicendo che alle regionali le persone faranno la differenza, perché c'erano candidati alle regionali, probabilmente tanti consiglieri regionali attualmente uscenti, persone che hanno preso tanti voti, molto stimati sul territorio, e quindi questo numero cambierà ancora. Ma io non so, guarda che allora forse è perché parliamo a due. Io sto parlando, perché prima abbiamo parlato di quanto ha detto Speranzon, no? Che alla luce di questo risultato Fratelli d'Italia abbia il diritto di avanzare una richiesta per la presidenza della regione, cioè mi pare evidente, in questo senso dico che sia, poi dopo i voti o se si gioca sul campo, ma come è sempre stato, cioè attenzione. Sì, ma allora tra avanzarlo e ottenerlo saranno i vertici, sì, a decidere. Però credo che un risultato del genere rafforzi la posizione di Fratelli d'Italia, se poi mi dite che non è così. No, però se mi interrompi in 3 secondi. Vabbè, dai, mettila su, dai, non sta a fare adesso. No, dai. Sono collegato, non sono lì. Stiamo parlando, dai. No, non ti sento perché sono collegato. Sto zitto, parla tu. Tu mi hai fatto la domanda, perché non avete candidato? Io non candido nessuno, cioè adesso io ero no, io. No, però non sta a far così, dai, vai, tu no, non candidi nessuno, ho capito, sono quelli più bravi, va bene. No, hai ragione. Sì, scusami, ma adesso io capisco che vuoi fare anche il presentatore. Mi ha fatto la domanda. No. Te lo state facendo tutto voi, però no, adesso arriva. Il siparietto è simpatico ed è emblematico. Ed è emblematico, insomma, ed è emblematico del clima che respireremo nei prossimi mesi, nel quale Forza Italia si inserirà come Crosato. Beh, intanto siamo degli osservatori di questo simpatico. No, io mi fa domande, vorrei rispondere anche. Però, no, se posso, Alessandro, secondo me invece è stato il dato, da quanto ho visto, è stato praticamente un dato sul governo. Piace il governo e secondo me è stato quella l'idea dei cittadini. Poi ho visto il tuo dato, è bellissimo, cioè 16.000 preferenze, 16.500, penso che neanche potevi immaginare un risultato del genere così personale, quindi io ho corso nel 2019 e so cosa vuol dire, quindi veramente i complimenti per il dato. E su Vannacchi secondo me è stata una grandissima intuizione, perché anche guardando le altre circoscrizioni ha vinto ovunque tranne le insulari, cioè è arrivato primo ovunque, se non l'eccezione che dicevi prima di Treviso, che ancora una volta ti dà merito, quindi veramente un dato super positivo. Per le regionali credo sia un'altra partita, insomma, osservando però il dato di Fratelli d'Italia che è incontrovertibile, cioè questo è, sono convinto però che non è quel dato la Lega, cioè a livello regionale avrà altri numeri, dai. Beh, dobbiamo sommare anche quelli di alcuni leghisti che non hanno corso, cioè è normale, abbiamo visto i dati, cioè ci sono stati comunque uno scollamento di leghisti che non sono andati a votare, che molto probabilmente hanno votato o Forza Italia o più probabilmente Fratelli d'Italia. O sono rimasti a casa, sì. Anche Big. Scusami. Perché non sono riuscito a rispondere. Io dico esattamente quello che ha detto il collega in questo momento. Cioè le elezioni sono una cosa a sé. Giustamente Fratelli d'Italia proporrà
eventualmente, ma sono cose molto diverse, cioè non è una sovrapposizione, una somma tecnica delle cose, perché come dice giustamente, quando ci saranno tante persone che correranno, persone che hanno anche tanti potenziali, che hanno amministrato bene, cambierà il dato. Questo era un dato sul governo, sono d'accordo, è un dato molto sul governo, quindi noi dobbiamo riflettere se al governo stiamo incidendo nella maniera corretta, perché questo è un dato, ma poi i veneti si chiederanno chi ha amministrato bene il Veneto fino a questo momento, e quello sarà un'altra cosa. Come hanno chiesto a Mario Conte, chi ha amministrato bene Treviso per i 5 anni precedenti, è un'altra cosa. Questo sto dicendo, questo è pragmatismo, perché altrimenti facciamo un'elezione unica che prende dentro tutte, e non è così. Dopo, ripeto, altrimenti sono fessi i trevigiani che hanno votato prima Fratelli d'Italia, 6 mesi dopo Mario Conte, e adesso hanno votato Fratelli d'Italia. No, fanno delle scelte in base a quello che vanno a votare. Cioè gli elettori sono anche persone intelligenti, non fantasmi, questo dico. E quindi hanno valutato il governo, veramente ritengo stia facendo bene, che Giorgia Meloni sia brava, da lì a dire Fratelli d'Italia potrebbe amministrare bene il Veneto, e qua sarà un'altra partita, cioè un'altra cosa. Questo dico, ma sembra una cosa abbastanza logica. Allora, tanto quanto è logico dire che Fratelli d'Italia è il primo partito in Veneto. Per questa elezione sì. Anche per la scorsa. Adesso vediamo. Vabbè, ma non mi compro. Vabbè, ok. Se vuoi vedere. Dai. Capisco che tu debba tirare fuori la cosa degli elettori, che sennò sono tutti stupidi, perché sennò si dice sta roba qua non va bene. Però guarda, io l'ho detto prima, forse te hai caduto il collegamento, ti ho fatto i complimenti. Io ho detto anche che diversi elettori di Fratelli d'Italia hanno detto noi scegliamo, ma te lo dico onestamente anch'io, tanto quanto tu hai detto che ti fermavano per strada prima, no, non ti voto perché c'è Vannacci. Io dico che qualcuno di Fratelli ha detto guardate, abbiamo un candidato a Treviso, è un candidato che ci piace, votiamo, sebbene sia della Lega, votiamo Manera. Te lo dico, in tutta onestà. Quindi chiaro, ci mancherebbe, sì, voglio dire, non è... Però ecco, che ci sia sempre questa cosa, allora, quasi a voler lasciare fuori i Fratelli, insomma, anche no. Manera, 10 secondi. Scusami, e io ho tantissimi elettori che hanno detto, c'è Giorgia Trevigiani, anche sì, che ha votato me, che hanno detto, c'è Giorgia, io voto Giorgia. È così, questi sono i numeri. Però Giorgia sarà il presidente della regione al prossimo giro. No, non credo che voglia fare tutto. Quindi cioè, adesso sarà un'elezione diversa, tutto qua. Altrimenti cioè, ogni elezione vale per tutte le... Ma nessuno ha detto che sarà la stessa. Ogni elezione, però ogni sembra elezione, che siano due cose distinte completamente. È una storia un po'. A sé, di fatto, Manera. Condivide, Mortandello, ogni elezione è una storia a sé? Ogni elezione è una storia a sé, a seconda anche di ciò che fa comodo, a seconda del partito. Io concordo con questo. È indubbio che ogni elezione ha dei riflessi che possono essere regionali o nazionali. Basta vedere Macron, che in maniera molto intelligente, visto l'andazzo, ha fatto andare tutti al voto anticipato, che attenzione, non è penalizzante per Macron in questo caso, ma può essere un trappolone per la Le Pen, perché paradossalmente può venir smentito il dato delle elezioni europee. Quindi è vero che ogni elezione è un'elezione a sé, soprattutto per le regionali. Il dato di Fratelli d'Italia assolutamente, secondo me, è indicativo a livello Veneto, perché se andiamo a ben vedere c'è una tenuta ad esempio del Partito Democratico che ci fa presagire che se nel centro-sinistra si facessero le cose con intelligenza, paradossalmente si potrebbero creare anche nel Veneto delle diverse maggioranze che contemplino non solo un centrodestra, chiamiamolo moderato e liberale, ma anche una parte di centrosinistra per fare argine all'estrema destra. Allora, questi candidati eletti, avete visto Fratelli d'Italia, i partiti del centrodestra, i candidati eletti per il Partito Democratico, Alessandro Zan, vedete come i dati del nostro Francesco Ceron stiano cambiando minuto dopo minuto. Alessandro Zan oltre le 90.000 preferenze è automaticamente in Europa, Alessandra Moretti oltre le 80.000 e per l'Alleanza Verdi Sinistra Domenico Lucano. Quindi insomma anche questo mosaico si sta componendo, ma sicuramente poi emergeranno anche altri nomi e altri numeri. Un minuto davvero di pubblicità, poi rientriamo, e arriveranno nel corso della mattinata anche Flavio Tosi, Andrea Martella per il Partito Democratico, Luca De Carlo, Fratelli d'Italia, il sindaco Mario Conte che sarà qui in studio, insomma rimanete con noi, a fra pochissimo.